la vostra mostra? Allora, la mostra presso appunto la Casa dei Popoli qui a Varano d'Ischia si protrarrà fino al 29, domenica. Intanto sul tavolo abbiamo delle fotografie di un'altra amica di Tele Ischia che è Katia Massaro. Vedete Katia che è bravissima nell'immortalare quelle che sono, diciamo, le sue creature preferite che vengono dal mondo animale, perché sappiamo che Katia è una grande animalista, come d'altra parte è presidente poi dell'associazione Delphis. L'associazione Lila da Ischia all'Arte ha scritto diverse antologie, libri sulla magia, la morte, insomma temi di guerra e l'anno scorso appunto si è classificata. È molto eclettica. Sì. Okay. Un artista che è così bravo che io avevo scambiato quest'opera per una fotografia, quindi per realista, come si chiama? L'artista si chiama Enrica Soligon, è un'artista isolana che partecipa da diversi anni a varie collettive d'arte e anche ad estemporanee artistiche sempre sull'isola di Ischia. Il quadro che vediamo appeso alla parete è stato nominato d'onore. Sì, quindi praticamente più di questo. Poi si è promesso di portare altro, il mitico Raffaele Di Costanzo con le sue radici, che affonda proprio la radice nell'isola attraverso le sue espressioni. Raffaele, allora che cosa esponi tu? Espongo delle radici e dei tronchi della macchia mediterranea, soprattutto dell'isola di Ischia. D'inverno spesso vado sulle spiagge, quando fa cattivo tempo, vedete, vado a cercare dei tronchi se il mare mi ha portato qualcosa. Poi li porto a casa, li osservo a lungo. Qualche volta, quando i pezzi sono piccoli, li porto anche in casa. E proprio per osservarlo e per vedere che cosa ci vedo, una volta che ho visto quello che voglio fare, incominciano a e piano piano poi comincia a sforzare. Voglio dire che è abbastanza difficile, perché il legno si presta moltissimo alla scultura, anche per il colore, per la diversità, per le forme, che mi danno già un'idea di quello che andrò a fare. Bene, penultimo. Giobba, particolarissimo nella sua pietra, nella sua propria espressione, che adesso sta facendo quasi un museo lentamente, con grande lavoro, però gli Allora, isolani sono se si così. chiama Luigi Giobba, dove stai facendo questo museo? Allora, a Fontana. E niente, i miei pezzi sono questi, ci sono queste due tartarughe che stanno facendo l'amore e poi c'è questo bozzetto che sto realizzando in un blocco di peperino, grandezza naturale. E queste sono. E parlaci del museo, parlaci del museo, dove C'è stai anche facendo? questo, va bene, sul pollice. Allora, il museo è una cantina di 18 metri realizzata in tufo verde. Poi c'è quello del bus. 3, 2, 1. Ancora un'altra artista, anche questa non c'è, quindi non può parlare in prima persona della propria opera, ma ne parlerà invece il papà. Il dragone, ospiti del dragone. Diciamo che sono queste opere nuove che vengono, diciamo, proiettate in un ambito molto lontano. Sono opere particolari da quale parte l'araba finisce. E nel momento in cui noi ci troviamo, diciamo, tra l'essere più o meno durante un momento particolare della nostra vita, dove quasi possiamo o addirittura vogliamo morire, perché noi creiamo la nostra crisi e risorgiamo dalle nostre ceneri. L'araba fenice, la mitica figura. Da poi per passare a dei fanciulli che osservano lontano un orizzonte, un mondo a parte, pieno di prospettive, figure, futurismo, il fungo atomico è cosa passata, anche se è sempre presente. Poi c'è una donna in un atteggiamento quasi
pensoso, malinconico attraverso i famosi fiori, come si chiamano? Le calle, le famose, che la nostra isola verde è sempre adornata. Adesso frequenta il primo anno Accademia delle Belle Arti, speriamo che abbia grandi risultati come tutti i nostri giovani. Queste sono... E parlaci del museo, dove stai facendo? Sul pollice. Allora, il museo è una cantina di 18 metri, realizzata in tufo verde. E là avrà il mio laboratorio di lavoro e di sculture. Rappresenterò la vendemmia attraverso le sculture. Però la mostra la devo realizzare. Vox Ischitana presenta La Mancineide. Bruno Mancini, il battito. T'ho scorta martoriarmi con l'amico. Ho consumato suole per seguirti. E tu, nel film di quel dolore, andavi a sperperare la tua pace. T'ho vista, come sempre, offrirmi fiori, lo sguardo aguzzo, sfacciatamente trasparente. Carta velina scopriva la tua ansia. Ti udivo, soliloqui d'irsuti anatema, recettore di suoni molesti, nel pianto di un presente che ti pareva non aver mai fine. Ho consumato le suole delle scarpe, la vista aguzza, recettore di suoni molesti, mentre il divino lentamente tornava negli abissi del suo nulla. Collima, il mondo dei contrari, aliena è solo la speranza. Ma diri mando, mi disse son 50, 50.